trasloco sembra essere il tema portante per questa specie. Nelle immagini si vede un'operaia che trasporta un grosso bozzolo. Eravamo al 2 luglio 2021, quando, vista la continua crescita della colonia, avevo fornito un paio di provette in più, in modo che le formiche potessero distribuirsi e continuare a crescere di numero. Tante, tantissime nuove operaie sono nate durante tutta l'estate e le immagini di un'operaia maggiore, appena sfarfallata, mi facevano pensare a quanto ancora sarebbero aumentate. La situazione nella vecchia provetta era quella: cotone ingiallito, uova, larve e bozzoli ammassati. Insomma, era giunto il momento di intervenire. Ad oggi tutto lo spazio e le provette che avevo fornito loro sembra, per l'ennesima volta, insufficiente. La colonia si vede, se la cava davvero alla grande, ma le provette sono affollate, le riserve di acqua insufficienti e non proprio in ottimo stato. Inoltre, la condizione delle provette compromette anche la qualità delle immagini. Molte operaie sono a zonzo in arena, come se non avessero un posto dove stare. La loro calma, fortunatamente, mi permette di fare qualche video e osservare lo spiccato polimorfismo di questa specie. Operaie maggiori con teste enormi, affiancate da instancabili minor, piccole, ma certamente molto attive, anzi, le più attive della colonia. Sono loro, instancabili, che si occupano del sostentamento di tutti i membri del gruppo ed in questo caso, del trasloco vero e proprio. Possiamo considerarle la spina dorsale della colonia. Quindi, dopo aver rimandato un paio di volte, ho deciso che era arrivato il momento di fornirgli un piccolo nido. Ho pensato a qualcosa di aspetto un po' più naturale. Così ho preparato un'arena di vetro di 40x35x7 cm con l'idea di creare un setup meno asettico con del substrato sul fondo e qualche ornamento. Ho preparato un fondo di gesso di pochi millimetri sul quale ho spolverato della sabbia e aggiunto altre decorazioni. Anche per il nido ho deciso di operare in modo diverso dal solito. Abitualmente preparo un nido in gas beton di forma perfettamente rettangolare, con camere e ingressi. Questa volta invece ho maltrattato un po' la struttura, nel senso che sono intervenuto con un martello lungo il perimetro del nido stesso. Qualche martellata giusto per demolire le spigolosità e la forma geometrica sin troppo perfetta, giusto per cercare di dargli un aspetto un po' meno artefatto. Anche per il colore ho operato in modo diverso. Solitamente rifinisco il nido con una bella verniciata di acrilico, colori sgargianti. In questo caso, invece, ho proprio sporcato il nido esterno ed interno con terra precedentemente sterilizzata che ho raccolto in giardino. Riposiziono la corteccia sul nido per oscurarne l'interno e finalmente posso dare inizio al trasloco della colonia. Non mi resta che spostare queste provette nel nuovo setup e dare il via al trasferimento. Ho voluto evitare di rovesciare la vecchia arena che contiene un gran numero di operaie, ma anche una gran quantità di rifiuti, e quindi... È bene precisare che la temperatura della stanza in cui allevo le formiche è di circa 23 gradi e probabilmente la calma con cui la colonia sta affrontando il trasloco è dovuta in parte proprio al fresco dell'ambiente in cui soggiornano. Si può notare un gran numero di operaie intente ad esplorare la zona. Con calma e pacatezza staranno sicuramente spargendo odori e tracce che serviranno a comunicare all'intera colonia che quel nuovo spazio sarà d'ora in poi il loro territorio. Le provette al momento sono ancora affollate e le operaie in giro sembrano essere un po' prese dalla pigrizia più che dalla necessità di traslocare, ma dandogli un po' di tempo ad un certo punto si attiveranno.
Infatti, trascorsa la notte, qualcosa è cambiato. Il nido finalmente è stato occupato da circa metà della colonia. In arena, dentro le vecchie provette, operaie, parte della prole e soprattutto la regina ancora tardano a spostarsi. Il nido in sé è di dimensioni non troppo grandi, ma sufficienti ad accogliere l'intera colonia. A breve parte della prole non ci sarà più, dagli ultimi bozzoli sfarfalleranno le nuove operaie e la restante parte della covata, composta da larve, trascorrerà la fase di diapausa in stasi fino alla nuova stagione. È giusto precisare che alla diapausa sopravvivono solo le larve e le ultime uova deposte. I bozzoli, o meglio dire le pupe, vicino alla schiusa, non sono in grado di superare l'inverno. Consiglio quindi a chi si accinge a mettere in fase di riposo la propria colonia di attendere che siano sfarfallate tutte o almeno la gran parte di esse. Nonostante il trasloco stia prendendo una piega piuttosto soft, con tempi un po' più lunghi rispetto alla norma, ripeto, probabilmente dovuti alla temperatura un po' più bassa del solito, le formiche necessitano comunque di essere alimentate. Fornisco quindi una blatta che viene subito presa d'assalto, prima da un'operaia minor e subito dopo da una maggiore. Questo è quello che rimane dopo qualche ora. Spesso, al posto della soluzione zuccherina, a questa specie fornisco una zolletta di zucchero, bagnata con alcune gocce d'acqua. La zolletta lentamente si ammorbidisce e le formiche iniziano a nutrirsene. Ho notato che apprezzano molto questa forma di somministrazione dei carboidrati. Dopo la leggera agitazione causata dall'introduzione del cibo, la colonia ritorna ad essere calma ed impegnata nel trasloco, ma sono ancora tante le operaie che devono trasferirsi. In realtà, io sto anche un po' ostacolando il processo di trasferimento, perché per girare le scene di questo video, sposto l'arena in varie angolazioni. Questo crea un po' di agitazione alla colonia, e la cosa, come ho notato, non fa che rallentare ulteriormente il definitivo trasferimento del nuovo nido. Vi ricordo che informazioni dettagliate su questa bellissima specie le potete trovare nella scheda di allevamento a loro dedicata sul sito web di Enz Italia. Link in descrizione. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.